Bentornati ragazzi, sempre a un'altra puntata di B-Square Gaming. Siamo qua con Destiny, Giulio, Master Francesco e Joe. E la vera sofferenza, raga. Abbiamo invitato la cumpa. Abbiamo invitato la qualunque, più che altro. Ecco. Grazie Hunter26. Tu che sei un amico. Che livello è? Sì. Livello 26, non sto scherzando. No, è una brava persona, però gli voglio bene. 28, ancora meglio. Bravo, 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 bravo. Vai, vai. Io sono fatto un video intero da solo, quindi adesso lavori tu, grazie. Comunque, poverino, cosa? Ringraziamolo che ringraziamolo, che io gli intesto anche la casa se vuole. La tua casa, intendi? No, grazie. Che non ho ancora, quindi cioè, devo ancora... Bravi ragazzi, bravi, bravi. Sei andati in due addirittura. Minchia. Finalmente questa missione ha un senso. Cos'è Alien questo pezzo? Che ricordiamo. Ricordiamo cosa? Ricordiamo ragazzi che martedì che esce 7 ottobre. Ovviamente quando vedranno questo video sarà già la giornata in cui uscirà. Ah, sì. Facendo un paio di conti o quello dopo. Distese Rubicone. Comunque ragazzi, andatevi a vedere Alien Isolation. Niente, io cerco l'osservazione là sopra. Da lì si dovrebbe riuscire a individuare il pinnacolo. Il pinnacolo. Io cerco di far quello fare a fra situazioni storiche. Ti ricorda un po' Reginaldo? Ma lui non coglie. Cos'è che mi hai detto? Distese Rubicone. Ah, ok, vabbè, e cosa devo dire? Cos'è Rubicone? Cosa è successo a Rubicone? Perché è famoso Rubicone? No, non per la storia dei romani, giusto? No, per la storia moderna è famoso. Oh, che bella tanto vita, lo raga. Sai che c'è un 4x4 che mi sembrava che l'avessero chiamato... Rubicone? Sì, una roba del genere. Chi è che è morto? Gabriel Sanfi è morto. Com'è possibile? Madonna. 20.000. Giulio bomba. Vado un po' lontano sto. Cioè, è morto uno di livello 26? Vabbè, si beccano le cannonate e muoiono anche loro, eh. Non è che... Le cannonate! Minchia frate cannonate. Possiamo cantare Reginaldo in the Sky with Diamonds? Troviamo quel terminale. Troviamo quel Terminator, pensavo. Questo vale? Ma dov'è? Ok, ci sono. È dall'altra parte. Salutali o balla. Cioè, è dall'altra parte di un'altra linea di difesa. Io magari non devo neanche bestemmiare. Sapevano del nostro arrivo. Ora lo sanno. Bravo, grazie. Sei un amico. Cioè, non lo sapevano e c'era l'apocalisse zombie. Figurati adesso che lo sanno. Ce ne sono due, forse. Ho fatto male. Cos'è sta quella roba per te? Munizioni, come se piovesse. Deve essere chiaro, sono pieno. Via, sono andato. Come sei pieno? Sei tutto pieno? E ho altre 7 munizioni. Ma posso fregarmi di sta gente qua? Sì, io direi di sì. Me ne vado. Via. Ecco. Figa, non so cosa ti ha colpito. Scendi Giulio, scendi che sennò Giulio... Ero già morto. È sceso però. 3, 2, 1. Una cosa si può dire, è sceso. Cosa devono fare con Facebook e Twitter, buon Giulio? Devono iscriversi a Facebook e mettere il like, iscriversi a Twitter e followarci e iscriversi a Facebook. No, l'hai fatto anche tu dici che c'è gente che non c'è. Cosa devono fare con Facebook? Ho fatto tutto il tutorial. Fare un video tutorial tu, sì. Giulio, in cui fai cazzo. Vedere, guarda, come ci si iscrive. Pensavo... Con Reginaldo di fianco. Dicevo il... Guarda come ci si scrivono. Dicevo. Ah, giusto, e su Twitter è fondamentale perché vi diciamo quando giochiamo a Destiny, quindi dovete salvarci la vita, in buona sostanza. Adesso che rientro limitato, invitano ad entrare. Che culo. Sarà un buon segno, di sicuro. Balla. Che sia una trappola. O balli o combatti. E il trappolone. Mi siedo. Era un'alternativa costruttiva, no? Cos'è l'incredibile Hulk? Era verde sto qua. Anche il salto era tipo Hulk. Bravo Gabriele Sanfi, mi piace la tua spavalderia. Sai che sei a livello 1. Cos'è quel coso? Sembra un'opzione. Zio, mi sa che non devi andare corpo a corpo. Madonna, non pensavo di crepare così, bro. Ricordati che hai una bomba e un coltello. Una bomba. Dello Chef Tony, quello per affettare. Ma non devi utilizzare il coso contro... Sì, dovrebbe... Coso chi? Vai lì e avvicinati. Usa... No, non vuoi fare un cazzo.
Però anch'io l'avevo visto. Sì, l'ho visto anch'io, ma perché indica la porta chiusa, tipo. Giulio, noi non siamo Reginaldo comunque. Cioè, voi non siete pro. È inutile che fai gesti tipo da bar. C'è lo fic dentro il sacchetto. Altra grande citazione, non storica, ma diciamo cinematografica. Non storica, ah no, nel senso no, della storia del cinema. Stiamo parlando dell'impero romano e delle sue vicissitudini. Sì, no, beh, è storica della storia del cinema italiano. Ma secondo te ai tempi dei romani c'era un Loris Batacchi? Spero. Poi che si facesse donne o uomini non lo so, però. Bravo, grazie a Dio. Cos'è quella roba che... Cioè, un'esplosione atomica. Esatto. Sono cose che fanno a livello 26. Bravi ragazzi, quanto mi piace. Giulio in testa. Tu sei veramente un optional. Cioè, se lì... Beh, ci mancherebbe altro. Attiri il fuoco nemico, qualcosa lo fai. Yahoo! Ok, devo lavorare su questa porta. Quanto odio queste cose, veramente non potete capirlo. Dai, lavora sulla porta. Sì, no, è successo altre due o tre volte nel gioco che doveva aprire una porta lui, nel frattempo arrivano orde di nemici, poi ci mette due giorni perché è un cretino. Giulio, hai i nemici dietro di te, così, eh. Io l'accenno. Cioè, chi piace. Micchia. Quella bomba mi sa che è forte. Più forte della mia, te lo garantisco. Vabbè, ci vuole po'. Voi siete negativi. Ma no, quindi questi sono dei maghi? La gente maghi! Negativa! Siete dei maghi. Quello che secondo Giono non era potente. No, il mago fa cacare. C'è una bomba. No, scherzo. Ci sono mille centurioni. Non li distingo al tatto. Oh, raga, nella beta il mago non si poteva vedere. Cioè, faceva dei salti che figa. Saltavi, faceva. Cioè, faceva proprio il. Conquista il pinnacolo. cari miei. Praticamente un. Una missione di vita, diciamo. Golosa. Dobbiamo superare quel ponte. Dai, dai. Ecco. Conquistalo questo pinnacolo, dai. Hunter 26 ti ha sentito, comunque ha fatto uno dei salti. Ecco che dice. Pinnacolo, lì davanti. Mi piace la loro incoscienza nel buttarsi così. Figa, ha tirato le bombe. Quella lì è la nave di evacuazione di Titanfall. La madonna, però. Quanto stai nerdando su Titanfall? Ci ho giocato un'ora. Nella vita? No, sul serio, ci ho giocato un'ora. Mi sono... Levati. Colosso. E ti stupravano? Sì. No, beh, in realtà avevo fatto tipo 6-4. Cioè 4-6, scusa. 4 win, 6 loss. Ma... Però vabbè, non ci sono giocato. Sì, era Cramanico che diceva che era un gioco morto Titanfall, che non ci giocava più nessuno. L'avevo letto nei commenti. Ci sta, cioè, no, gente ce n'è ancora, però ci sta che... Non... No, non voglio dire. Comunque, adesso, francamente, era una critica che già gli facevano da mo'. Nel senso che, non essendo Call of Duty, e quindi non avendo tutto il pubblico di bimbo minchia come ci avrebbe Call of Duty, la paura era che dopo un po' i server si. Io penserò a risvegliare l'occhio. Cosa ho detto? Loki, io ho sentito. Loki. Come vi ho già detto, con il Cabal era un vecchio film. No, ma Loki è quello di Thor. Sì, no, Loki è Loki. No, non ho capito perché dobbiamo svegliarlo. Cosa farà Loki? Fa brutto, di solito. Il dio dell'inganno. Come fai a non volergli bene? C'è un'opzione con questo. Sì, l'ho visto. Zio, cucina cecchino. Guarda come tarella. Sembra... così non la colpirai mai. Ammazzati. Comunque è bello quanto la storia non abbia... No, che palle quando... Ti alleni. Vabbè, ha fatto un buco nel marmo. Dove è il connotto. Comunque è bello, dicevo, che... Risveglia l'occhio. Sì? L'occhio, comunque. Non era l'occhi. Come la storia sia proprio priva di... Non ho la minima idea di cosa stia per succedere. Non so neanche molto lui. Bene. Senti la musica? Figa. Che cazzo è Stargate? Adesso esce MacGyver. Sai che... Adesso esce MacGyver. La serie tipo TV di MacGyver. Era MacGyver che faceva. Sì, sì. Però non faceva così. No, non faceva.
figa, c'è una musica proprio epicissima. Quanto volevo bene a MacGyver. Adesso da lì esplode, esce fuori Truce Baldazzi. Che fa, vendetta vera, non tornerò a galera. Free Truce Baldazzi. Dice anche Free Truce Baldazzi. Affronta Primus Shaul. Che cazzo è Primus? Quello. Primus Inter Pares, credo. Figa. Proprio, mi piace. È già morto, molto bene. Dai, accoltellalo. Tiragli la bomba, accoltellalo. Ha fatto tutto. È morto, infatti. Raga, Primus Shaul, mi puoi soffiare il cazzo. Avrei voluto vedere quanto ci avremmo messo senza l'aiuto. Recupera l'occhio. Beh, gli avranno sparato, effettivamente lì bisogna spararli con il lanciamissili. Abbiamo sparato tutti. Minchia, non siamo riusciti a far livello 15, guarda quanto ci manca, tipo... Un cazzo. Ok. Ce l'abbiamo fatta, l'occhio è carico. Entriamo nel giardino nero e facciamola finita. Me ne vado, mi sta sparando. Giulio, potenziati, va? Sono in orbita, posso? No. Perché ha usato la special? Il mio amico, così, come non ci fosse un domani. Tempo? Ti ha proprio mandato in tempo. Orbita. Tempo? Ce ne abbiamo, tranquillo. Chi ha tempo, minuti. Non aspetti tempo. Ma cos'hai trovato? Controllato. Ho detto coltello seramanico. Perché non me lo può usare? Perché non te lo fa prendere? Ah, forse perché prima di sbloccare quello prima. Ah, questo. Però che mi cavi di zaffiro. Il coltello serramanico. Fai un indovina po' di... cosa mi è venuto, cosa ho letto prima. Coltello di... caramanico. Esatto. Buco della serata. Quello a fianco cosa fa? No. Perché? Zio, ti diminuisce l'armatura. Già non mi sa che sei proprio... Sono... Ti aumenta il recupero, quindi c'è... Ma evita. Cosa vuoi vedere? No, niente, vedi che c'è della roba nuova qua. Ok, via, fa caccare. No. Smonto? Smonta quello bianco. Sì, l'avevo capito. Il feticismo di smontare i bianchi. Anche questo? Sì. Ma non hai tipo trovato un coltello, una roba del genere, no? Prova a vedere. No? Una beata minchia. Ah, è vero, abbiamo trovato il lancia... Livello 15 comunque. Abbiamo trovato il lancia... Ma mettiti il lancia granate. Perché uno è andato via? Questo cosa vuol dire? L'orbita morta. Cos'è che hanno detto che devo fare? Non devi andare su Marte ancora. Uno ti ha abbandonato però. E quell'altro? Non ce n'è uno di là. Sì, qua. 18. No. Ok. No, perché lui ha detto vero, ha detto andare al giardino nero e succare duro. Però. E dov'è il giardino nero? È lì, è il 18. Però non lo farei adesso, no. Ma questo qui non è che l'hai già fatto, Baia Meridiana? Sì, però questo è livello 17 e hai un livello 28 anche. Sì, uno. Per quello che lo vado a fare. No, quelli già fatti sono arancioni pieni. Ah, ok. Se lo sei te... Sì. No, le missioni già fatte sono piene. Quelle comunque io adesso toglierei l'arma pesante con il lanciagranate, con il lanciamissili, perché se ci sono quei tipi forti gli spari un missile e lo fai fuori. Una missilata. I Vex stanno prendendo il controllo della superficie per proteggere il giardino nero. Marte potrebbe diventare peggio di Venere. Dobbiamo scoprire da dove vengono. Va bene. Lo scopriamo o no, secondo te? Ma dobbiamo salutare qualcuno? Sì, ma lo facciamo al video dopo. Capisco. Così deciso. Che vedi, se non me lo ricordo io, voi, soprattutto Fra... Che qua nella chat erotica sua, perché lui dice a me, ma c'è no, pure la sua, solo con, giapponesi, con le asiatiche, appunto. Sì. Dobbiamo individuare una confluenza, come su Venere. Dovrebbe essercene una non lontano da qui. Un'onda si alza. Raggiungi le terre forti. Molto forti. Il nostro amico che se n'è andato, quello Gabriele, come si chiama? Sanofia 20. Sì. Lui. Ma questo pezzo qua fa molto Star Wars. Sì. O Wipeout. O Magnum in Valley. Dove arrivano i Vex? O Magnum PI. Sarà solo una questione di tempo prima che Marte diventi una delle loro macchine. Marte? Sì. Cioè trasformano i pianeti in macchine. Ebbene sì. Ma macchine da corsa o pick up? Macchine...
Sì, che cosa? Giulio, ma il tuo audace amico sta già andando, perché non lo segui? Infatti lo seguo, solo che mi stavo per schiantare, quindi... Capo, mettiti lancia granate quando puoi. Cioè, in realtà lancia missile. Sesto qua. No, siamo tornati qui a... il giallo, il giallone. Siamo tornati il bastardo giallo. In tempo di Sin City è sempre meglio ricordarlo. Questa cosa di arte moderna, cosa mi rappresenta? No, nessuno. Ah no, vedi, anonimo. Casa della Madonna, mi spiace. Giulio, mettiti sto cazzo di lancia cosa. Sta scendendo tutto il pianeta, sta scendendo. Questo? Sì. Sultano, mi piace. Bravo Giulio, mi hai fatto perdere la missione. Entra nella città sepolta. Sì, lo so come si fa a passare l'arma pesante adesso, vero Fra? Vabbè, quando l'hai cominciato io ero in un altro paese. No, quando l'hai cominciato tu hai già giocato la beta e lo stesso non mi ricordo. Ma era Gio che ha giocato la beta, io lo guardavo e commentavo. Capì? Avevi visto una lanterna. Sì, no, beh, magari c'era le ma cose... Ma cosa fa? Sparisce e riappare. La luce di lanterna verde. È un Mac? Com'è che era la filastrocca che era bellissima? Nella notte più profonda nessun malvagio sfugga alla mia ronda. Va bene ragazzi, noi... Ma che cazzo dici? Noi diciamo cazzate. Stupardi. Beh, mi fai quella faccia da monello e io penso che... Poi è bella questa parte di esplorazione in moto di un pianeta. Finché non sono esplorazioni rettali direi che va bene. Tra l'altro la notizia lì che in Cina hanno... Ah, l'ho letto. Bellissima. Vedete che hanno dei vaghissimi problemi di ordine pubblico. Allora c'era una manifestazione, una festa, che cazzo ne so. E allora hanno ispezionato tipo 10.000 colombe. Scusa, aspetta, ti faccio una pausa. Pausa prima che tu dica come hanno ispezionato quelle colombe. Ma fate solo ispezionato. No, voglio dire... Era una manifestazione o una festa? Perché sono due cose. Sono due cose leggermente. No, era una manifestazione. Allora, era una festa tipo nazionale. Dovevano far volare queste colombe. Al buio per un po'. Qui inizieremo a sparare, mi sa tra poco. Appunto. Cioè, due secondi. È che non come facevo io a sapere. Va bene. Alla prossima, ragazzi. Ciao belli. Ciao. Era per salutarvi.